Allora, grazie per l'affetto e per il calore di tanti sostenitori che sono qua. Devo dire che è un calore che abbiamo sentito in tutta la campagna elettorale. È stata una campagna elettorale straordinaria, dove abbiamo sentito crescere intorno a noi la consapevolezza del cambiamento che era avvenuto in città. E sapevamo che sarebbe stato un consenso trasversale, ma non ci immaginavamo neanche noi un risultato di questo genere, perché gli ultimi dati danno il 58, è davvero un risultato commovente, che dimostra che tutto l'amore che abbiamo messo in questi 5 anni per Pesaro è stato ricambiato dai pesaresi, ed è una cosa veramente che ci emoziona tantissimo. Se lo paragoniamo al risultato delle europee, davvero un risultato storico, perché un conto è vincere come abbiamo vinto 5 anni fa con il vento a favore, e un conto è vincere con la bora contro come abbiamo avuto quest'anno. Sapevamo che le europee ci avrebbero penalizzato, ma sapevamo anche che i pesaresi sono persone intelligenti, pragmatiche, che sanno distinguere tra il voto politico e il voto locale. E infatti abbiamo aggiunto, se questi dati saranno confermati, 24 punti in più rispetto alle forze di centro-sinistra alle europee. Davvero, non mi viene la parola diversa da commovente, scusate, perché è davvero un risultato. Incredibile. Voglio ringraziare le persone che mi hanno affiancato, tutte le liste, tutti i candidati. Abbiamo provato a mettere insieme le energie migliori della città, e i risultati ci confermano che abbiamo davvero messo insieme le energie migliori della città. Uomini e donne straordinari, e giovani, giovanissimi straordinari, che sono stati i protagonisti di questo successo. Il successo non è mio, il successo è di ognuna di queste persone. E poi fatemi fare un ringraziamento particolare alla mia famiglia, che mi ha sopportato, e ai miei più stretti collaboratori, che ugualmente mi hanno sopportato anche loro, a iniziare da Franco, da Marcello, da Perugini, da Lothar, da Massi Santini, dalla Francesca, da tutti coloro che più di altri, diciamo, hanno avuto un ruolo organizzativo di questa campagna. Veramente siamo felicissimi, e dobbiamo ricaricarci subito, perché, come abbiamo detto, il meglio deve ancora venire. Quindi a domani dobbiamo essere carichi per onorare una grande città, una città che vogliamo sempre più nazionale, una città che vogliamo sempre più solidale, una città che vogliamo sempre più dinamica. Queste sono le cose che ci eravamo promessi, e da domani saremo di nuovo al lavoro. Ovviamente adesso aspettiamo la fine dello scrutinio, il dato è talmente netto che siamo scesi a fare delle dichiarazioni, però diciamo, per ulteriori dichiarazioni, analisi del voto, abbiamo deciso di convocare una conferenza stampa per domani alle 3, alle 15, in modo tale che lì analizzeremo bene tutti i voti e magari faremo anche alcune valutazioni politiche in più. Davvero grazie a tutti, grazie alle tante persone che ci hanno incoraggiato. Viva Pesaro, è una grandissima città e noi dobbiamo essere orgogliosi. Grazie ancora a tutti. Ci vediamo domani.